Signori, benvenuti in un nuovo video di Mr. Buck. E come sempre, sono io, non è cambiato niente. Oggi parliamo di animali, come sempre. E oggi parliamo dell'argomento premuta di un ragno. In questo caso dei migalomorfi, quindi del genere delle migali o volgarmente dette tarantole. Allora, partiamo subito col dire che cos'è la premuta. Poi farò anche un video a parte dove parlerò della muta vera e propria del ragno, dato che è il mio in premuta. Ne approfitto e ci girò due video al prezzo di uno. Allora, cos'è la premuta e come riconoscerla? Sostanzialmente sono questi qua i due punti critici di ogni neofita che acquista la sua prima tarantola. Allora, la premuta non è altro che un periodo in cui il ragno si prepara a staccarsi dal suo vecchio esoscheletro, quindi dal suo vecchio vestito, dalla sua pelle vecchia, diciamo, per poi crearsi questo nuovo vestito. Leggermente più grosso. Infatti i ragni non il corpo non si ingrandisce come noi man mano crescendo, ma devono compiere svariate mute ogni tot tempo per diventare adulte. Negli Sling la cosa avviene all'incirca ogni mese circa. Quindi ogni 2 mesi farà 2 mute, ogni 3 mesi ne farà 3, proprio così. Mentre da giovane, da esemplare giovane, tenderà a fare la muta ogni tot mesi, quindi ogni 5 mesi tenderà a mutare. Poi passeranno altri 5-6 mesi e tornerà a mutare un'altra volta. Una volta che invece l'animale sarà adulto, muterà molto meno frequentemente, quindi ogni volta, ogni 2, 3, 4 anni circa. Di solito gli Sling, cosa che non ho detto, possono mutare anche ogni 2-3 settimane. Lì dipende molto dalle temperature e dal feeding che gli date. Quindi se fate un overfeeding e se alzate le temperature, tenderanno a fare molte più mute. Questa qua è una cosa che vale in generale. Infatti, dovrei spiegare questo concetto dell'overfeeding in un prossimo video. Poi adesso vedrò di informarvi di più e di portarci anche un video al riguardo. Quindi abbiamo detto che nello stadio adulto tenderà a fare mute ogni 2, 3, 4 anni circa. Quindi una volta che la migra è stata adulta, passerà un pochino di tempo prima che la possiate rivedere in premuta. Poi, come si fa a capire se un ragno in premuta? È una cosa molto semplice per quanto riguarda le migali, quindi le tarantole del nuovo mondo. Vi lascio il link in descrizione sul video che ci ho fatto per sapere quali sono quelle del nuovo mondo e quelle del vecchio mondo. Mentre è un pochino più difficile per quanto riguarda il concetto di migali del vecchio mondo, quindi per allevatori esperti. Allora, per il nuovo mondo, tendenzialmente, è sia più facile che però anche difficile. È più facile perché le migali dell'uomo mondo hanno dei peli urticanti sull'opistosoma o detto sedere. E quando andando in premuta questi peli tenderanno a sparire, a staccarsi da solo, per lasciare spazio a un'enorme macchia che sarà molto chiara all'inizio. Col passare del tempo la macchia diventerà sempre più scura fino a diventare nera. Quello lì è il segno che l'animale sta per andare in muta. E tutto ciò potrà avvenire nell'arco di 2, 3, 4 giorni, come nell'arco di 2 o 3 settimane. Lì dipende molto dal ragno. Tendenzialmente ve ne accorgerete perché farà un velo di tela prima di capottarsi. E questa qui è una cosa che spiegherò anche dopo. Dall'altra parte è molto difficile il conoscere quel nuovo mondo, perché essendo del nuovo mondo e avendo questi peli urticanti, ogni volta che si aprirà il terrario per dare da mangiare o fare gli spostamenti, tenderanno a scalciare i peli urticanti e quindi a creare anche queste pelate quando in realtà non sono in premuta. Quindi sarà molto difficile capire se è in premuta o no. Tendenzialmente lo si potrà dire soltanto quando vedete questa macchia diventare nera. Un altro fatto della premuta è che il ragno tende a diventare più nervoso e in certe specie tende a diventare anche più aggressivo, sentendosi molto più vulnerabile del solito. Parlo per migali in generale tranquille.
e diventerà molto più nervoso, scatterà di più, farà molte più corse, quindi con niente si spaventerà, farà corse, scatterà ovunque. E questo qua è un altro simbolo che sta per andare in premuta. Un altro invece cosa importante della premuta è che molto spesso i ragni non mangiano della premuta. Il ragno è un animale che già di per sé non ha particolarmente bisogno di mangiare, però ci sono specie che in occasione della premuta possono anche digiunare, quindi possono anche non mangiare per anche 6 mesi e oltre. Addirittura mi doveva essere stato una volta di un ragno che non mangiò quasi per un anno, non si sa perché, però lui ci mise addirittura un anno prima di fare la premuta e non mangiò per un anno. Adesso non vorrei dire una cagata, ma mi sembra che fosse vero. Poi al massimo siete liberi di clamare nei commenti. Comunque il fatto è che durante la premuta non mangiano, ovvero prima della premuta non mangiano, durante la premuta non mangiano, dopo la muta non mangiano, perché potrebbero farlo ma avendo ancora l'esoscheletro delicato e avendo ancora le zanne molto delicate non andrebbe bene dargli da mangiare. Dopo teoricamente dovrebbero mangiare se tutto va bene. Ultima cosa importante è riguardo la muta del ragno, ovvero quando avrà finito la fase della premuta entrerà in mutazione, ovvero il ragno farà un velo di tela nel terrario, come ho già detto prima, e si muterà a pancia all'aria. Questo qua può spaventare molti, perché possono pensare al ragno che è morto. Questo qua non è assolutamente vero. Questo perché i ragni quando muoiono di solito si mettono con le zampe arricciate verso l'interno, quindi sono normali con le zampe arricciate verso l'interno. Comunque starete vedendo sicuramente anche la foto, se l'ho trovata, se no andate un po' a fantasia. Mentre in questo caso il ragno sarà a pancia all'insù, con le zampe completamente spalancate. Questo qua è il simbolo che sta per fare la muta, che sta facendo la muta, che durerà un paio d'ore, adesso 6-7 ore mi sembra che duri. Comunque varia molto da specie a specie e da come la state mantenendo voi. Detto questo, non mi sembra che ci sia nient'altro da dire per quanto riguarda la premuta. Noi ci possiamo rivedere in un prossimo video. Da Mr. Bug è tutto. Bella ragazzi!